Hola gente, benvenuti in un nuovo video! Me l'hai copiato. Tu sai che ho già fatto 5 video e sono partito con benvenuti in un nuovo video. Però non faccio la mossa, se la palese che ti hanno copiato. Se ti va, fallo pure, non c'è problema. Ti posso emulare? Certo. Allora ragazzi, siamo qui con Danny Scalà, non c'è neanche bisogno di presentarti, brother, perché tutti ti conoscono. Mi vergogno di comparire anche sul tuo canale con questa faccia scavata, però ragazzi, scusatemi, sono a 3 settimane dalla mia prima gara, cioè prima gara no, però primo campionato nazionale, quindi siamo a 1600 kcal al giorno, è una dieta pesantissima, sono strasciupato, sono un sacco di M, però la condizione deve far uscire fuori. È bella tosta, vero? Possiamo anche farla vedere magari? Ma assolutamente, dai, vogliamo, dai, subito via, la maglietta. Dennis, quanto sei alto? Un metro è? 1,90. Cosa posso? Guardate ragazzi, Dennis è qua in palestra da me da circa, saranno 3 ore che sei arrivato, brother. Secondo me in questo momento stavamo vedendo che stava prendendo più volume, vedi che un po' di acqua è entrata dentro il muscolo, quel poco di acqua che c'aveva sopra, perché è veramente spellato, c'è pure le striature sulla schiena, brother. Una tavola anatomica. Quanto pesi oggi? Adesso sono 87-88 kg. 87-88 kg. Ammazza. Che comunque non è male, eh. In gara forse arriverò a 86. Comunque sarà sempre Man Physique la tua categoria o? Assolutamente, cioè, assolutamente. No, come prima esperienza ho scelto Man Physique perché la reputo una categoria che, cioè, diciamocelo, non ti richiede così tanto impegno come il Classic. Riesco a dare il meglio di me dal punto di vista delle masse muscolari che sono riuscito a sviluppare e poi è una categoria molto estetica, quindi per me calza a pennello. Tu pensa che io nel 2014 anch'io ho fatto una gara e avevo fatto anch'io Man Physique, era il primo anno che era arrivata come categoria, perché prima bodybuilding era solo bodybuilding, inteso come bodybuilding classico, no? Culturismo. Quando è stata proposta in Italia la categoria Man Physique, io da subito sono stato attratto perché non soltanto c'era il discorso della massa muscolare, diciamo, ma anche dell'estetica, esatto, in generale. Cioè, uno dice, classico discorso, perché non alleni le gambe e vai a fare il Man Physique? Non è proprio così, ragazzi, è perché entrare nel mondo agonistico, per la prima volta portare il proprio corpo a una certa BF così bassa, è veramente stressante. Se non lo affronti bene con testa, soprattutto con un preparatore che ti segue al meglio, diciamo che lanciarsi subito sul Classic, a meno che non sia una genetica fuori dal comune, lo sconsiglio. Partite magari in Man Physique e poi si va di fare quello step up o comunque magari aumentare ancora di più quello che è la qualità muscolare. Però Man Physique secondo me è un'ottima base di partenza, davvero vi dà un'esperienza, la vivete anche abbastanza bene, cioè nel senso, poi dipende. È un po' una partenza morbida, diciamo. Io volevo farti 3 domande un po'. Vai, mi rimetto la maglietta. Sì, mettiti pure la maglietta, ma se vuoi restare a dorso nudo, vai pure. Okay. Eccoci qua. Allora, io volevo farti giusto 3 domande sulla tua preparazione, perché tanti ragazzi dicono: ah, mi piacerebbe gareggiare, faccio anch'io le gare. Si iscrivono in palestra, si allenano dopo 2 settimane, voglio gareggiare. Ci sta come obiettivo, ma mettiamo le cose in chiaro: gareggiare non è come andare in palestra e allenarsi tanto per. Esatto. E ve lo dico io che sono di quella sponda, diciamo, mi alleno, mangio, c'è il giorno che mangio di più, il giorno dopo faccio un po' più di cardio, però non ho una vita controllatissima. Se volete fare la vita da atleta, vi dovete fare un culo quadro, giusto Dennis? In che modo è cambiato il tuo allenamento, per esempio, da come ti allenavi prima, quando eri un semplice amatore, a invece dire, ok, adesso faccio Man Physique e voglio fare una gara? Come cambia l'allenamento? Allora, in realtà, dal punto di vista del workout, semplicemente cambia quello che è la considerazione dei punti deboli e punti forti. Quindi uno dice vai in cut, vai in definizione, devi allenarti di meno. Invece da un certo punto di vista, per quanto riguarda i punti deboli, è proprio il contrario. Io per esempio avevo il lower back meno sviluppato dell'upper back e devo martellarlo almeno 2 volte a settimana, anche se sto a 1600 al giorno, capito? Perché essendo un punto debole, devi portarlo con una buona condizione sul palco. Quindi di conseguenza anche a calorie basse comunque devi spingere. La vera differenza è che devi capire di avere un contenitore, ok? Tu hai un contenitore grande e un contenitore piccolo. Queste sono le vostre energie. Dovete capire che il workout, il volume di allenamento,
deve adeguarsi in base alle energie che avete. Quindi la grande differenza per me, quella che ho vissuto male, è che a un certo punto durante il workout, io essendo sempre stato abituato a fare un volume di allenamento molto elevato, a un certo punto ho dovuto ascoltare il mio corpo e dire ok, non ho più quelle energie di prima, quando mangiavo 3.500-4.000 al giorno, adesso sto mangiando 1.600-1.800, dipende dal giorno, quindi devo anche adeguare il mio volume di allenamento, cercare di farlo più qualitativo possibile. Il che cosa significa? Non dovete sollevare carichi leggeri ad un numero di rep, però per il contrario, per definirsi è cercare di sollevare il massimo del peso possibile senza farsi male, al massimo diminuite il numero di ripetizioni, tocchi, toccata e fuga, quindi di conseguenza non fatevi male, date un'alta intensità, magari un'adeguata densità e via. Ovviamente il volume dell'elemento scende da questo punto di vista. Anche i carichi immagino che non saranno più quelli di prima, è da accettare, e dovete accettarla questa cosa. Quando ci si tira, quando ci si definisce, per quanto poi la preparazione giustamente punti anche a tenere certi gradi di forza, non è fattibile. No, cioè, avete un massimale di 250 kg di perno e poi siete a 1600 calorie come lui, ne fate 190. Io sono arrivato ad avere un massimale di 150-155 sulla panca piana. Ricordo questi vero adesso penso di fare 125. Dai, facciamo la sfida adesso, facciamola adesso la sfida. La perdo che proprio. Mi prendo anche la perdo proprio. Ma è normale, dipende dall'obiettivo. Il mio obiettivo in questo caso è cercare di mantenere più massa muscolare possibile, qualitativa, addosso, diminuendo quella che è la BF, quindi avendo un aspetto più a impatto più duro, cioè essere una roccia. Anche perché per un atleta natural è molto difficile. Esatto, specifichiamo, ragazzi. Anche... Non sto facendo nessun tipo di gara particolare, sto partecipando a delle federazioni natural, quindi in poche parole, dieta, allenamento, riposo. Ripetiamo, anche dieta, recupero, no? Allenamento, riposo. Quindi da adeguare quella che è giornata tipo, sonno, recupero, fame, pasto pre, pasto post workout, come ciclizzare i carboidrati. In poche parole devi stare attento a tutti questi fattori, però quella che sto affrontando io è una semplice gara in una federazione natural, quindi vi ripeto, dieta, allenamento, riposo, dieta, allenamento, riposo, ripetete. Io ti faccio l'ultima domanda sull'allenamento, quante volte ti alleni a settimana più o meno? Attualmente... con i pesi, ovviamente. Allora, qua ti rispondo in modi diversi, il coach vuole che mi alleno 5 su 7. Io attualmente, per una questione psicologica, mi sto allenando 6-7 su 7. Certo. Perché mi vedo sempre brutto, mi vedo secco, mi vedo che mi manca qualcosa, devo fare un po' più di deltoidi, devo fare un po' più di addome, devo fare un po' di back. La mattina mi sveglio e dico, se non vado anche oggi in palestra e la gara è tra un mese, raga, sto sbagliando. Da questo punto di vista sto sbagliando perché devo rispettare ciò che mi dice, ciò che mi impone il mio coach. Però certe volte capite... che quando volete raggiungere la perfezione, che per carità non mi reputo perfetto, ho tantissimi punti deboli e tanto lavoro da fare, però voglio raggiungere un determinato canone, soprattutto voglio soddisfare quella che è la richiesta dei giudici quando sarò valutato sul palco, lì capite che a livello psicologico non ti fermi più, perché dici voglio spingere, voglio raggiungere il massimo. Il fatto è, dovete anche capire che il troppo stroppia, quindi cercate anche di non esagerare, come sto facendo io. Eh sì, perché poi si entra in un tunnel, giusto? Entri in un loop che voglio la perfezione, alla fine fai un lavoro controproducente. In poche parole, ascoltate il vostro preparatore, ecco. Perché è facile farsi prendere la mano per volere quel... Ah beh, certo, infatti la preparazione delle gare è sempre bene. Buona cosa affidarsi a qualcuno, ma anche perché uno può... Perché uno come Dennis le conoscenze ce l'ha, potrebbe anche farlo da solo. Il problema è quando le vivi su te stesso. Perché tu agli altri il consiglio giusto glielo dai, stai a casa 2 giorni ad allenarti. Ma gente come noi, comunque come te, più che mai in questo momento, è fissata su quella cosa, non ce la fai. Perché tu quel giorno che sei a casa dici, ti senti quasi più molle, cioè tutti i condizionamenti psicologici che sembrano follia, ma è così. Perché? Perché la dieta, lo stress ti porta comunque... Cioè, per carità, ragazzi, io nel corso della settimana faccio un sacco di cose, io creo contenuti per YouTube, per diverse piattaforme, io lavoro come imprenditore nel campo immobiliare, nel campo dell'edilizia, sto facendo un sacco di progetti, quindi la mia settimana è tipo, mi sveglio alle 5 del mattino, vado a mezzanotte, ma non ho un secondo libero. Gestire in mezzo dieta e allenamento non è per niente facile, adesso non mi sto vantando dicendo che comunque ce la faccio, però vi dico, è veramente tosta cercare di far quadrare tutto e poi ti guardi
ti guardi la sera allo specchio e vedi quella carenza, quel punto che non va, il giorno dopo dici devo lavorarci, capito? Cioè, assolutamente, è difficile, certo. È difficile stare fermo. E per quanto riguarda l'allenamento invece un'altra domanda, cardio lo fai per esempio? Allora, lo odiavo, però mi rendo conto che avere un dispendio energetico di quelle 300 calorie in più, mettiamola così, che mi permette di mangiare una mela in più durante la giornata, ipoteticamente parlando, non so se è più aspetto psicologico o comunque a livello di condizione, però sì, lo sto inserendo. Team ciclette o tappeto? Tapirulana, anche io, mi piace un sacco. Perché riesco a mettere il telefono lì davanti, mi piace la camminata. La mia seconda domanda che volevo farti, che secondo me è molto importante, è qual è l'aspetto più difficile da portare avanti in una preparazione, ma tu mi hai già ampiamente risposto, allora, ed è la dieta. Esatto, è la dieta, ma cioè, è un discorso che va in senso parallelo, cioè dieta, ma anche il fatto che vuoi portare a termine un workout soddisfacente. Raga, attualmente forse uno o due workout a settimana li porto a termine in modo soddisfacente, la maggior parte al 70-60%. Perché ti rendi conto che il corpo, cioè tu mentalmente, io mentalmente sono carichissimo, vorrei spingere e dare il massimo, ma il corpo mi dice, damn, wait, non ho queste energie, non ho la forza per sollevare questi carichi, non ho la forza e la resistenza per sopportare tutto questo volume di allenamento, datti una calmata e mi fermo alla terza serie, mentre vorrei farne magari 5. Certo. Come eri magari abituato a fare quando eri già avviato. Quindi diciamo che sì, dieta, ma anche questo aspetto che ti deprime durante il workout. Perché quello è difficile da gestire. Tu ti vedi su te stesso e dici, cazzo, quest'inverno fia, portavo avanti il workout per un'ora e mezza. Oh, di allenamento di mare, di mare. Come un'azienda che è un momento che bisogna risparmiare al massimo. Bravo, devi scrivere, devi cercare solo in quello che sai che funziona. Esatto, hai poca energia a disposizione, utilizza, sfrutta al massimo le energie che hai a disposizione per massimizzare la qualità del tuo workout, che poi di conseguenza massimizzi anche il risultato estetico sul tuo fisico. Ne avevamo parlato prima, quanto contano le persone che ti circondano in momenti come questo? Perché molte volte, sai, noi abbiamo una fortuna, io ho una palestra, tu hai un'attività che comunque coinvolge altre persone del settore fitness che perfettamente capiscono la tua lingua, quindi nessuno ti giudicherà mai perché ti rifiuti un cioccolatino, una caramella. Prova a pensare magari tante persone che vogliono intraprendere il tuo percorso, però vivono in ambienti dove c'è il genitore, no, però questa cosa, ma sei un fissato, oppure c'è il collega, ma sempre col pollo, qui e lì e là. Probabilmente allora, bisogna avere un livello di quadratura psicologica dipende, ancora esatto, più, dipende no? da quanto sei impostato e forte psicologicamente, però sicuramente è un fattore super super importante, perché tu devi in questo periodo cercare di trarre motivazione, oltre che da te stesso, da tutto ciò che ti circonda. E effettivamente se hai a casa la ragazza che ti stressa perché vuole la pizza, il genitore che non è d'accordo col tuo stile di vita, eccetera, eccetera, è pesante. È pesante, ma ti devi rendere conto dall'altro punto di vista che è una scelta tua personale, nessuno ti costringe a fare la gara, quindi neanche tu devi sclerare e riversare in queste, perché è una scelta tua, la tua ragazza non deve pagare le conseguenze, quindi se lei vuole mangiare la pizza, la porti fuori a mangiare la pizza, tu stai zitto, chiudi la bocca, non mangi, torni a casa e mangi dopo. E soprattutto no al vittimismo, perché è una cosa che mi ha sempre fatto girare il coglione. È che è una scelta tua far vedere, tu stai portando testimonianza, giustamente, bravo. Dici cazzo, ciò fammi, la sto subendo, ok. Devi condividere lati, cioè gli aspetti negativi e positivi, però senza esatto vittimizzarsi. Ma perché non stai facendo, non è che nessuno ti dà da mangiare, ti hanno preso, ti hanno rapito, Dio aiutatemi, non sto mangiando, è una tua scelta. È la mia scelta personale che porto avanti con tanta determinazione e tanto orgoglio, e gli aspetti negativi, cioè quelli quando mi sento giù di tono, quando mi sento arrabbiato, quando lui mi chiede cosa vuoi mangiare, io lo mando in quel paese semplicemente perché ho fame, quelli ti devi dare una controllata, ti devi saper regolare. E cioè, te ne fai una ragione perché hai voluto la bicicletta e mopedare, anche se dal tappeto, però il senso è quello, giusto? Un consiglio che ti senti di darti così a chiunque pensi di dire ma voglio buttarmi in questa esperienza, vorrei fare una gara di bodybuilding o comunque mia physique. Dovete considerare molto l'aspetto psicologico, siete forti di carattere, avete un carattere che non demorde, non mollate, dovete essere forti psicologicamente, più che fisicamente dovete essere forti psicologicamente, perché certe volte le giornate no, ci sono, anzi molto spesso sono giornate no, e se poi c'hai fame e vuoi sfogare le tue frustrazioni sul cibo,
la tentazione diventa ancora più forte e raga, il frigo deve essere tenuto chiuso. Di conseguenza valutate bene più che altro la vostra situazione psicologica, valutate bene il vostro carattere, perché magari potete mandare tutto all'aria proprio sull'ultimo, cioè è questo. Sì, è questione di testa. Devi esserci, esatto, devi esserci con la testa, devi avere il mood giusto, devi avere il carattere giusto, la determinazione e capire perché lo stai facendo. Io personalmente lo sto facendo oltre che per condividere un percorso molto interessante col mio pubblico, che comunque glielo devo, perché certo, è un pubblico che mi sostiene tantissimo, io amo tutti i miei iscritti, tutti i miei follower, ma anche per mettere alla prova me stesso. Io voglio vedere dove riesco ad arrivare. Per esempio, sto notando che dalle qualifiche ai nazionali sto facendo molta fatica. Sto facendo molta fatica. E se le nazionali andranno bene, i mondiali non mi permetterò di farli, perché il mio fisico già mi sta dicendo adesso: lasciami stare, fammi riposare, fammi mangiare, fammi tornare a un regime di allenamento e dieta normale. Quindi mi rendo conto che, ok, finite le nazionali per il momento, all'anno prossimo magari mondiale. Anche viversi in terza persona ogni tanto, dire ok, usciamo un attimo da quello che sto facendo e capiamo fino a dove riesco veramente. No, anche il mio coach da questo punto di vista, cioè non è uno di quelli che sì sì dai, nazionale andate bene, veniamo mondiale, certo. No, dice wait, then, calmati, qua stiamo spingendo troppo. Comunque nella tua visione futura c'è comunque... Allora io mi sono trovato veramente molto bene sul palco, non me l'aspettavo, sono salito, i primi due minuti erano agghiaccianti, raga, ero terrorizzato, le gambe mi tremavano, dopo le prime due pose mi sono sbloccato, ho rotto il ghiaccio, ho cominciato a sorridere, ad avere un contatto visivo con i giudici e a spaziare. E lì ti sei sciolto, basta, tutto liscio come l'olio. E con gli altri ragazzi che hanno gareggiato nel physique? Allora, io ero, forse sono sembrato un po' antipatico perché ero concentrato sul mio posing, quindi in verità alcuni avversari li vedevo solo alle premiazioni, cioè, perché ero concentrato. Giustamente, ognuno è lì per fare il suo, no? Per farci un certo. Sono sembrato un po' antipatico, ma ero semplicemente concentrato. A cacciare, no, scusate, sono di cazzate, dover cambiare, dai. Niente, ragazzi, io adesso chiuderei. Sì, io starei a parlare anche per ore, cioè nel senso, è un'esperienza bellissima. Ragazzi, io cerco di vedere tutti gli aspetti positivi, ovviamente vi dico, ogni giorno è difficile. Torno, mangio il pasto post-workout che è piccolino, che mi fa venire ancora più fame, quindi immaginate. Adesso mi medico, ti faccio un'altra domanda. Dovessi scegliere un alimento che dici da domani posso mangiare solo questa cosa, una, al giorno, cosa mangeresti? Qui è difficile, quindi alimento proprio solo con alimento o anche con anche uno snack, che ne so, a me io andrei, ho di pancake proteico, io amo i pancake. Davvero? Proteici. Resteresti comunque in linea con... Io li amo, cioè non pizza, di... sì, li amo, e poi anche i porridge, io sono fanatico di pancake proteici e porridge proteici. Io un ricordo di quando avevo fatto la gara nel 2014, ti capisco perfettamente, dopo mesi e mesi di dieta, ogni carboidrato che magari quando mangi normalmente tendi a dire ma sei una galletta, che cazzo è la galletta, diventa prelibatissimo, diventa un momento quasi sacro quando devi mangiare la tua porzione giornaliera di cose. Ma io amo ciò che mangio, sono le quantità il problema, cioè, perché mangerei 5 volte tanto se non 10 volte tanto quello che sto mangiando, quindi per dire... Io mi faccio qualche volta il porridge con burro d'arachidi, sono quei 20 grammi di burro d'arachidi e 50 grammi di fiocchi d'avena. Se fosse per me metterei 200 grammi di fiocchi d'avena e 100 grammi di burro d'arachidi. Raga, sono le quantità alla fine. Il cibo, io amo il cibo, mi piace. Che cazzo fai, tossisci durante le riprese? No, non spegnere, fai vedere la una vergogna. Quindi dicevo, io amo ciò che mangio, sono proprio le quantità che ti mettono in difficoltà, perché finisci di mangiare e ti si apre la malattia dello stomaco. Sì, anche perché poi quando mangi poco stimoli l'insulina, quella dopo un'ora comincia a girare in circolo, tu sei una farma della madonna. Non farmici pensare. Allora, io gli ho fatto una promessa, anzi lui mi ha fatto una promessa a me, innanzitutto che porta a termine tutto il percorso di questo mese, l'ultima gara che farai, praticamente è... Il 23 di ottobre. È stata identica di quest'anno, vero? L'anno prossimo. Finita la gara, ci vedremo qua in palestra. Io ho scritto una canzone sugli sgarri da bestia, chiudo subito. Non vedo l'ora di sentirla, davvero. Ho scritto una canzone, una parodia, mangeremo qua insieme anche altri atleti e registreremo il video che poi verrà postato appunto sul mio canale.
canale YouTube, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi. Io sono Virginello, su YouTube ho appena iniziato con Ricci a fare un po' di contenuti, infatti Dennis, che sei seguitissimo, io ho visto i tuoi video, fischia, piace un sacco perché sei una persona vera, quindi poi penso anche che poi nei rapporti, soprattutto in questo settore, se riesci ad andare avanti con le collaborazioni, perché naturalmente io ho imparato, io ho imparato parte, una cosa. In questo settore devi essere una persona, come hai detto Ale, vera, sincera, ma soprattutto umile. Devi avere l'umiltà di capire che non sei il migliore, non sai tutto. Ogni giorno a testa bassa devi cercare di imparare qualcosa di nuovo. Ecco, questa cosa l'ho imparata bene. E soprattutto è un mondo molto vario. Non tutti vogliono fare la stessa cosa in palestra. I pesi sono lì per qualsiasi esigenza. Ah, c'è chi vuole dimagrire, c'è chi vuole aumentare di massa muscolare, c'è chi vuole diventare, è un atleta. Quindi assolutamente viviamoci questa passione, condividendo il più possibile tra di noi tutto quello che ci ha portato del bene. Senza fare la guerra dei poveri, raga, per dire lui più grosso di me, lui più bello di me, lui più tirato di me. Chi se ne frega, tu devi stare bene con te stesso, devi vivere bene la tua vita e devi far quadrare questa passione a 360, quindi non ti deve influenzare in maniera negativa nella tua vita privata, nella tua sfera sentimentale, eccetera, eccetera. Quindi cercate di trarre da questo mondo solo i lati positivi. Esatto, anche perché chi va avanti cercando di arraffare gli altri o cercando di dissare le altre persone è perché probabilmente ha poco contenuto da proporre. Bravo, probabilmente ha qualche frustrazione. Quindi ti ringrazio e sono contento di questa bella amicizia che stiamo portando avanti anche insieme a tutti gli altri ragazzi. Creeremo gli altri contenuti. Adesso il mio socio Brian è in mano del tuo preparatore, Brian fa un lavoro pazzesco. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, anzi magari dopo la gara appunto ci rivedremo sicuramente, se non prima anche. Mi spiace magari non essere in questo mood, ma raga... Fratello, tranquillo, non ti preoccupare. Hai tutta la comprensione, sei un campione e siamo sicuri che andrai là e gli farai un culo quadro. Io ce la metterò tutto. Ma più che fare un culo quadro a tutti, sarai soddisfatto di te stesso di aver portato a termine un percorso che non è da tutti. Perché dire faccio bodybuilding... Chiudo dicendo l'ultima cosa, ieri su TikTok uno mi ha fatto un commento, mi ha detto complimenti, sei il miglior bodybuilder in Italia. No, io non sono un bodybuilder, io faccio palestra e sono un palestrato. Fare bodybuilding o portare avanti un discorso competitivo è quello che sta facendo lui. E questa, il mood e il mindset da portare avanti è molto diverso dal dire ah oggi faccio 3 ore e mezza di squat, stacchi, fanculo, però poi vado a casa e mangio la pizza. Ci sta, però vedi che il suo approccio è molto più sano da questo punto di vista, perché comunque sia ridurre il tuo corpo in questo stato è una cosa che non consiglio a nessuno, è una cosa che consiglio a qualcuno solo se è seguito da un professionista. Non scherzate col vostro corpo, non cominciate a fare miscele strane, tolgo l'acqua, tolgo i carboidrati, metto i grassi, raga, o vi fate seguire da un esperto, da un professionista del settore. Non iniziate a far cavolate di testa vostra, non credetevi i geni di sto cavolo, a meno che non abbiate le competenze necessarie per intraprendere un percorso di questo tipo. Lì il discorso cambia, però l'approccio che ha detto Ale io lo preferisco. È un approccio secondo me commerciale, nel senso che porta molte persone, cioè di atleti che poi vogliono veramente andare a fare chiaro, sono tutti alleni, riesci a spingere, torni a casa, mangi la pizza, ok, ti fai una dieta flessibile, magari ci sta, cioè diciamo che trai più soddisfazione da questo punto di vista. Se vuoi fare l'atleta, il mood cambia. Anche perché se vuoi andare in palestra, puoi concentrare il 30% delle tue energie su quello e l'altro 70% per il resto della tua vita. Se vuoi fare l'atleta, 95% delle tue energie sono lì. Sacrifici. Quindi tanto di cappello a Dennis, in bocca al lupo per il tuo percorso, grazie di essere passato, sicuramente ci rivedremo in altre 1000 occasioni. Lo sgherro da bestia me l'hai promesso. No, faremo anche una bella pizzata insieme. A go proprio. Ci vediamo al prossimo video. Cos'ho detto di iscriversi, di mettere like? Allora vi dico, bravo, che abbiamo pochi iscritti. Ragazzi, iscrivetevi a sto canale. Lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Boom!